realtà io il taglio del passato, per quanto mi riguarda, lo farò ancora più raso. Eccolo qua il taglio di rispetto del legno. Cioè devo evitare che il cono di disseccamento mi penetri nella pianta facendo seccare poi questa parte, che è la parte che mi interessa da mandare a frutto. Mi pulisco queste parti, ora devo scegliere se andare alla piega con questi due bei tralci, con questo, ma non mi piace come piega perché va a sforzare, quindi faccio così, mi scelgo innanzitutto di tornare indietro l'anno prossimo, se le cose vanno bene l'anno prossimo farò sperone qui, tralcio a frutto qui, taglio del passato lo farò addirittura qua giù, con un bel taglio di rispetto. Allora, quindi taglio del passato l'abbiamo fatto qua, con rispetto del legno, qua. Adesso andiamo a fare il taglio del futuro, l'abbiamo fatto qua perché partiremo qui l'anno prossimo, useremo questa produzione. Taglio del presente, taglio del presente, ragazzi, mi devo regolare. Allora, e lo faccio in base al sesto di impianto. Il sesto di impianto mi dice che è qui. Se io capisco che è qui perché la distanza è questa, vedete, a un certo punto non sto nemmeno più a contare le gemme, passo qui senza contarle e so che questa distanza è garantita. Ora, un altro aspetto interessante che voi dovete capire è questo. Allora, la piega innanzitutto come si fa, ragazzi? Se voi avete una giornata fredda e secca rischiate di spezzare i tralci, quindi il consiglio che vi do è lasciare sempre due tralci all'inizio della potatura, che se si spezza uno avete l'altro. Poi, quando venite in piega, una giornata come questa è una giornata che la pianta è in succhio, viene detto così, è idratata, sono gli amidi, sono idratati, la pianta si può governare bene. Un trucco è usare le vostre mani così, come se fossero dei tutori di un ortopedico. Piegare, portare la pianta sul filo di banchina, poi guardate, la cosa importante è questa curva. Non deve essere, come la fanno certe persone, secca, così, perché la linfa si strozza e abbiamo dei problemi, germogliano bene queste, ma queste germogliano male. Ecco come si deve presentare quando io andrò a legarla col torchio. Questa, e forse io mi salvo ancora questa parte perché questa pianta non è l'ideale. Quindi io mi salverò ancora quella parte lì. Poi si può ragionare. Allora, per adesso è tutto.